Questa consegna di attestati di gratitudine, di ringraziamento che abbiamo fatto io e l'assessore alle politiche sociali, è un segno dell'impegno davvero straordinario che tutte le associazioni di volontariato, la Croce Rossa, alla Proloco, a tutti quelli della Protezione Civile, che hanno dato anche un esempio di comportamento e di correttezza. Quindi siamo particolarmente contenti, speriamo, se tutti diamo un buon esempio, di non avere altre necessità, e comunque siamo orgogliosi di avere tanto volontariato che aiuta a dare un po' d'esempio anche ai comuni confinanti, perché il volontariato ce l'hanno anche gli altri. Tutti insieme possiamo uscire quanto prima da questa vicenda del Covid, speriamo senza ulteriori danni, perché abbiamo avuto purtroppo e noi dei danni piuttosto importanti. Sì, confermo, chiaramente è un atto simbolico, però a testimoniare la grande gratitudine da parte della nostra amministrazione per tutto il mondo del volontariato, per le motivazioni che ha dato il sindaco, perché è attivo, presente, è serio, è responsabile e ci ha veramente stato di grande aiuto nei momenti più tragici, diciamo, della passata l'emergenza. Chiaramente nessuno di noi, come dicevamo, si augura che queste cose vengano ripetute, però sappiamo che possiamo contare comunque sulla loro efficienza e sulla loro disponibilità, e questo ci fa stare comunque più sereni.